Allora, quello di oggi è un argomento estremamente interessante, molto particolare, un po' come tutti quanti gli argomenti che abbiamo trattato qui. E anche domani ovviamente sarà un argomento completamente diverso, ma sono due argomenti, come vedrete, che si collegano, si compenetrano, come del resto ogni fase storica, ogni momento è una concatenazione di eventi che non sono mai separati, distinti e diciamo, tagliati l'uno con l'altro. Ogni 5 secondi cannone d'assedio sventrare spazio con un accordo. Tam, bo-boom. Ammutinamento di 500 echi per azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pum-pum spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare scoppi, tagli, pugni, batterie, tiro rapido, violenza ferocia, regolarità. Questo basso grave scandere di strani folli agitatissimi, acuti della battaglia. Furia, affanno, orecchi, occhi, narici aperti. Che gioia vedere, udire, fiutare tutto. Tratata delle mitragliatrici. Strillare a perdifiato sotto morsi, schiaffi, pic-pac, pum-pum, pic-pac, pum-pum, bizzarrie, salti, 200 metri, fucileria, giù, giù, in fondo all'orchestra stagni, di guazzare buoi, bufali, pungoli, carri, flic-flac, zing-zing, sciac-sciac, ilari nitriti, tre battaglioni bulgari in marcia, croc-crac, croc-crac. Sciumi, Marizza, o oh, Carvavena, brrr, brum brum, 280 in arrivo, cian, tun tun, 149 in partenza, ta 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 ta, croc crac, croc crac, grido di ufficiali sbatacchiare come piatti d'ottone, pan di qua, pan di là, cing bum bum bum, bum cia, bello. Vampe, 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 ribalta di forti, vampe, 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 ribalta di forti, vampe, vampe, vampe. Laggiù, dietro quel fiume, Shakripa Shah comunica telefonicamente con 27 forti in turco e in tedesco. Hello, Ibrahim Rudolf, hello, hello. Attori, ruoli, echi, suggeritori. Scenari di fumo, foreste, applausi, odore di saldito, odore di marcio. Non sento più i miei piedi gelati. Timpani, flauti, clarini, dovunque basso, alto, uccelli, cinguettare, beatitudine, ombra, brezza verde, silenzio. Cip, 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 rrr, cran, cran. I pazzi bastoni, professore d'orchestra, questi bastonatissimi suonare, suonare, grandi fragori, non cancellare, anzi, precisare. Minutissimi rottami di echi nell'ampiezza del teatro di guerra, 500 km quadrati. Fiumi illustri, Tungia, Marizza, sdraiati. Il fiume, il fiume! Il fiume è un ferito, mi lava la sua gamba insanguinata. Farmorì, gorgoglii, nostalgie d'acqua verde. Goh, goh. Alture, palchi, loggione 2000. Sharafness, sbracciarsi, 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 esplodere, esplodere, fazzoletti bianchi, pieni d'oro, puntum, 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 puntum. 2000 granate di guerra, strappare con schianti, schianti, capigliature nerissime, spilonate di fosforo, puntutum, puntutum, immensa orchestra di guerra, gonfiarsi sotto una nota di silenzio, tenuta nell'alto cielo. Pallone sferico dorato, sorvegliare i tiri. Il futurismo, che per alcuni suoi aspetti ci può sembrare paradossale, assurdo, è senza dubbio il più profetico tra i movimenti culturali, artistici, letterari, musicali, eccetera, che ha caratterizzato l'inizio del Novecento. Non potevamo pretendere, l'umanità non poteva pretendere che quella grande rivoluzione, quel grande cambiamento epocale, mentale, che il Novecento, che il modernismo aveva con sé, non portasse qualcosa di assolutamente rivoluzionario, di assolutamente nuovo. Non potevamo pretenderlo questo. E soprattutto che non si
cercasse veramente di ammazzare tutto quello che c'era stato prima. Del resto, noi ancora oggi viviamo di questo effetto, ma pensate quanto più può aver avuto effetto nella mentalità delle persone dei primi del Novecento quello che era il pensiero darwiniano. Io qui con voi ho parlato di Darwin l'anno scorso. Abbiamo parlato che Darwin, no, cosa indica il concetto dell'evoluzione, ma l'evoluzione non è qualche cosa che avviene senza un trauma. Perché l'evoluzione abbia portato a noi, oggi che siamo tutti in questa sala, è stato necessario che siano morti miliardi di dinosauri, miliardi di esseri viventi, perché noi siamo arrivati ad oggi. E che non solo loro sono morti, ma che tutto il loro modo di essere, culturale, mentale, fisico, sia finito. Quindi un cambiamento non può che essere un evento anche distruttivo. Cioè, perché le cose migliorino, quelle precedenti devono morire. È chiaro? Quindi la morte diventa un procedimento necessario all'evoluzione. Anche una morte violenta, tra l'altro. Perché mio figlio possa evolversi pienamente, che mi piaccia o no, io dovrò morire. È chiaro? Perché solo quando io morirò, mio figlio completerà quello che è il suo cammino di formazione e cesserà di essere comunque il mio bambino, anche se ci avrà 60 anni, d'accordo? E quindi questo suo palingenesi dovrà passare necessariamente attraverso la mia morte. E allo stesso modo il Novecento non può portare al mantenimento di quello che c'è prima e quindi traumaticamente tutto quello che c'era prima deve finire. Il futurismo è un movimento italiano, soprattutto italiano, io oserei dire che è totalmente italiano, l'abbiamo inventato noi. Non è l'impressionismo, il cubismo, tutte le altre cose che nel Novecento sembriamo aver acquisito dalla Francia o dagli altri paesi dell'Europa. Il futurismo è cosa tutta nostra. Purtroppo, però, noi non siamo i migliori giudici del futurismo. E questo perché, come è normale che sia, questo movimento ha una sua evoluzione. E questa sua evoluzione porta a un certo punto che di quello che è uno specifico forma di comunicazione del futurismo si nutre il fascismo. Il fascismo fa suo il linguaggio del futurismo. E quindi ecco lì che il celebrativismo che il futurismo aveva viene acquisito, se ne impossessa al fascismo. E nella generica demonizzazione, condanna, che in seguito poi la storia fa del fascismo, ahimè, abbiamo buttato pure il futurismo. Ed ecco infatti che il futurismo a un certo punto finisce nettamente e continua in altri paesi. Continua in modo straordinario, per esempio, in Francia, o continua in Russia addirittura, dove l'arte russa fa suo il razionalismo del futurismo fino praticamente agli anni 60 e 70. D'accordo? E quindi questo movimento, che è un movimento tipicamente italiano, poi si perde, va altrove. Ma non c'è dubbio che è il movimento più profetico e che è un movimento assoluto. È uno dei pochi movimenti culturali assoluti che esistono nella storia umana. E non fosse altro, anche solo questo dovrebbe farci apprezzare il futurismo. In che senso un movimento assoluto? Che se io parlo di impressionismo, noi abbiamo l'impressionismo nella pittura, al limite nella scultura. Se parliamo di razionalismo, parliamo di un razionalismo nell'architettura, nell'urbanistica, nella scultura, nella pittura, ok? Il futurismo ha veramente una forma di manifestazioni culturali assolute e totali. Esiste una musica futurista, esiste una architettura futurista, esiste un arredamento futurista, una letteratura, l'abbiamo visto, futurista, ma addirittura pensate, esiste una gastronomia futurista,
Perché il grande Vate, l'inventore del futurismo, cioè Filippo Tommaso Brunetti, ha fatto persino un libro sulla cucina futurista. E sembra incredibile, ma è la cucina futurista che ha dato origine alla Nouvelle Cuisine. È un prodotto, un'elaborazione francese su un modello che è nato dall'alimento italiano, dal futurismo italiano. Quelle cose tipo che a farci pensare mia nonna gli verrebbero la pelle d'oca, che ne so, degli abbinamenti tipo la pasta ai fagioli con le cozze, oppure la marmellata messa sull'arrosto, che sono delle cose che di cui la cucina moderna per certe cose si pasce, no? Questi contrasti nascono con il futurismo e se ne impossessa poi la cucina, la gastronomia moderna, appunto come derivazione dello studio del futurismo. Quindi è un movimento assolutamente assoluto, che purtroppo non è stato mai adeguatamente studiato da noi italiani, soprattutto anche se negli ultimi anni bisogna dire che qualcosa si sta facendo, si è fatto quantomeno. Ed è un movimento importantissimo, anche se non discuto che certe cose possano risultarci, possono farci aburrire. Questa sera dobbiamo vedere che cos'è il futurismo, che in realtà è l'invenzione, potremmo dire, di un uomo, Filippo Tommaso Marinetti, che ha scritto quel passo che vi ho appena letto, cioè si chiama Il bombardamento di Adrianopoli. C'era stata una grande battaglia nel 1912, nella guerra balcanica tra la Turchia, cioè l'impero ottomano, e la Bulgaria. E c'era stata una grande battaglia, appunto la battaglia di Adrianopoli. Spesso l'arte, anche figurativa, del meglio di sé, usando come spunto degli episodi come questo, per esempio le battaglie, che so io. La guerra è sempre un elemento che è un po' un'estremizzazione di alcune vicende umane, perché voi avete, che ne so, che Guernica di Picasso rappresenta il bombardamento della città basca di Guernica, è chiaro? E allo stesso modo la battaglia di Adrianopoli è stata una battaglia importante nell'immaginario dell'epoca, perché è stato in realtà il primo impegno massiccio, veramente, dell'artiglieria contro una città. La città di Adrianopoli, che sarebbe l'attuale città di Edirne in Turchia. E allora ecco lì che per dare la drammaticità di questa battaglia, in tutti i suoi aspetti, anche nei più improbabili, Marinetti ha scritto questo testo, appunto il bombardamento di Adrianopoli, il cui titolo vero, questo che vedete qui, è il testo vero di Marinetti, è appunto Zantum. Questo è il titolo di questo poemetto, la cui parte centrale è la battaglia di Adrianopoli. Ma se voi andate a comprare o a vedere questo libretto, vi rendete conto che è un libretto di una cinquantina di pagine, dove il testo che io vi ho letto adesso, cioè appunto il testo della battaglia di Adrianopoli, occupa il settore centrale. Le prime pagine sono fatte tutte così, con queste scritte di dimensioni diverse, che in realtà sono rumori, mentre le ultime pagine sono bianche. Uno dice, mi hanno fregato, ho comprato questa cosa, è stampato male. No, è fatto proprio così. Perché il futurismo vuole render conto di certe cose, ed è quello che appunto andremo a vedere. Filippo Tommaso Marinetti è l'inventore del futurismo, addirittura lo è nel suo nome, nel senso che la parola futurismo è una parola che lui si inventa per usare in modo efficace le prime lettere del suo nome, Filippo Tommaso Marinetti, FTM. E allora lui, certamente il riferimento è al futuro, e quindi futurismo, una cosa che fosse direttamente collegata appunto a questo concetto, a questa cosa. E lui si è proposto un senso. Lui ha detto, noi viviamo in un mondo fantastico, viviamo in un'epoca fantastica, dove accendiamo la luce, dove usiamo
delle cose velocissime. Pensate se Marinetti fosse vissuto oggi, ancora di più. Dice, come possiamo noi pensare che scrivere con il sistema che si usava all'epoca di Omero o di Dante sia un sistema che rende giustizia alla nostra società? Cioè, come possiamo pensare che fare una frase con soggetto, predicato, complementi, apposizione, eccetera, possa essere una cosa adeguata a un'epoca come questa? Lui non, lui non propone di dire la soluzione è questa. Lui non ha la pretesa di dire dobbiamo fare così. Lui però solleva il problema, cioè dice viviamo in una società dove è limitativo continuare a parlare con lo stesso sistema che si usava 2000 anni fa. E quindi apre il problema. Questa apertura è appunto ciò che mentalmente genera il, diciamo, il problema futurista. È lo stesso discorso delle fotografie. Questa è una sua foto, questo qui, ma c'è da dire che lui le sue foto le metteva sui libri, ma in realtà lui diceva, se mi devo fare una foto, mi faccio la foto, ma la foto rappresenta me, anche se sono morto, mi rappresenta così. Invece, un pensatore, un pittore, un artista futurista mi può meglio rappresentare, perché questo qui è il suo ritratto, un ritratto che lui ha fatto fare, appunto, di sé, per regalarlo al suo migliore amico. Ora poi voi direte, no, pian piano ci arriviamo, non pensate che... Ora da che cosa parte questo pensiero del futurismo? Lui comincia a scrivere, comincia a sollevare questo problema nei primi anni del 1900. Nel 1905, nel caso particolare, fonda una rivista a Milano, la rivista Poesia. Questo è proprio il primo numero della rivista, fondata da lui, che appunto vedete Filippo Tommaso Marinetti, eccolo qui sotto, in cui lui solleva il problema. Lui comincia a scrivere delle poesie, ma scrive poesie normali, come si scrivono alla sua epoca. E lui si rende conto però che queste poesie sono insoddisfacenti. Cioè che queste poesie possono essere lette in tanti modi diversi. Non sono oggettive, sono soggettive. Cioè io la poesia posso leggerla, usando la mia voce, in tanti modi diversi. Cioè, è come dire, vi faccio un esempio, pensiamo alla parola amore. La parola amore, noi diciamo, beh, è una parola universale, bellissima, che ha un significato. No, perché in base a come io la pronuncio, può avere tanti significati. Se io dico, amore mio, certamente è un modo che esprime sentimento di passione, di amore, eccetera. Ma se io dico, amore mio, cioè, già, è una cosa diversa, è un rimprovero, cioè... Uso la parola amore per intendere che la persona con cui sto parlando mi solleva addirittura un po' di tensione, di rabbia, e quindi ha un senso completamente diverso. Oppure dico, amore, vieni, cioè, amore mio, quante volte entriamo in un negozio magari e quello del negozio ci dice mio caro, amore mio, perché è un modo di parlare. Ma se io lo scrivo è amore. Quindi che vuol dire? Che in realtà... Una parola può essere soggetta all'interpretazione e diventa quindi soggettiva mia. E allora una poesia può essere letta, una stessa poesia, con passione, con rabbia, con risentimento, e invece non è così, perché il poeta quando la scrive ha una sua idea. E allora lui si pone questo problema. E per i primi 4-5 anni, in tutte le riviste, in tutti, diciamo, i numeri della rivista Poesia, lui solleva questo problema. Dice, ma non siamo in grado noi di esprimere veramente, soprattutto perché viviamo in un mondo che, dice Marinetti, ha una cosa che nessun mondo prima di noi ha avuto e che noi oggi in questa sala possiamo capire ancora di più. Una dimensione
che il mondo non aveva fino a quel momento e che comincia ad avere lì e che è ancora maggiore oggi: la velocità. Noi viviamo in un mondo velocissimo. La nostra velocità si manifesta in tutto, ma noi siamo abituati in parte. È come, guardate i film che vede al cinema in televisione. Cioè, se un film di 20 anni fa, anche un film che sembrava molto vivace, ha delle inquadrature e ha delle scene che noi diciamo, mamma mia. Cioè, in un quarto d'ora di quei film di 50 anni fa, noi potremmo rappresentare un'intera serie di oggi. Perché il nostro cervello fa una velocità enorme. E la stessa cosa se ne rende conto Marinetti. Allora lui dice, non possiamo continuare a campare su quello che erano le esperienze usate fino ad oggi. Non è possibile. Dobbiamo ricominciare da capo. Dobbiamo parlare in modo completamente diverso. Dobbiamo pensare in modo completamente diverso. Ed ecco quindi che nel 1910, su Le Figaro a Parigi, lui ha pubblicato il suo manifesto del futurismo. Perché lo ha fatto a Parigi? Ma perché Parigi era un po' la città dove tutti più o meno erano disposti ad accettare qualcosa della cultura, d'accordo? Se l'avesse pubblicato sul Corriere della Sera o sulla Gazzetta di Parma, l'avrebbero preso e buttato. Invece Parigi aveva una mentalità aperta, era un luogo dove c'era la disposizione ad accettare tutto questo. E quindi lui nel 1910 pubblica appunto il suo testo su Le Figaro, il manifesto, che diventa, apre una breccia, cioè spalanca le porte su un universo completamente diverso. Voglio leggervelo il testo del manifesto perché è veramente importante per capire quali sono i propositi che Marinetti si pone e che di fatto poi alimenteranno tutta quanta la cultura che c'è da questo momento in poi. Allora, dunque lo metto, quindi vi leggo. Allora, interessante una cosa, la lettura del bombardamento di Adrianopoli, certamente forse era una cosa che voi non vi aspettavate, quindi siete magari rimasti colpiti soprattutto da alcune cose, dall'onomatopea, cioè dai suoni che lui mette, no? Tam, bum, bum, pic, pac, cric, crac, da questo. E magari non avete fatto caso alle parole che sceglie, perché le parole sono importanti. Io posso usare tanti modi diversi per parlare di un oggetto. Se io scelgo quella parola piuttosto che l'altra, ha un perché. C'è un perché. Il suono che quella parola esprime. Vi faccio un esempio. Questa è una cosa che uno a volte non se ne rende conto, ma che hanno già fatto. Fate un esempio. Prendete, questo è l'anno suo, prendete la Divina Commedia di Dante. Se voi leggete i vari canti, vi rendete conto che Dante usa parole diverse nei canti. Per esempio, quando arriva nel quarto canto, le rime di Dante sono tutte rime strane. Usa tutte parole che hanno suoni assurdi, strani, e si concentrano tutte nel quarto canto. Lo fa apposta, perché vuole usare quelle parole che esprimano un concetto anche sonoro diverso. Per cui, per esempio, qui nel bombardamento di Adrianopoli, all'inizio, quando lui dice sventrare spazio con un accordo, ammutinamento di echi, azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo, tutte queste parole così dure, spigolose, è fatta apposta. E sentite che cosa lui dice appunto, vi leggo il manifesto del futurismo, ma fate caso anche,
proprio alla scelta delle parole che lui mette nel manifesto. Allora, non c'è un'introduzione, non c'è un proemio. Comincia direttamente così. Uno, vogliamo cantare l'amore del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerarietà. Due, il coraggio, l'audacia, la ribellione. La ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia. Tre, la letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo, il pugno. Cioè, fino adesso, se noi pensiamo ai poeti, pensiamo al vostro Leopardi. Mica ci immaginiamo Leopardi in canottiera che corre. Ce lo immaginiamo seduto su un prato a leggere o al tavolino a disegnare. È così che sono i poeti fino a questo momento. Se ci immaginiamo Virgilio sotto un albero con la cetra, così. Lui dice, fino adesso è stato questo. No, non dobbiamo immaginarci questo. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile. Perché anche Leopardi, per comporre le sue cose, avrà passato notti, insonnia. Ma non è così che noi ce lo immaginiamo. E invece lui dice, no, dobbiamo immaginare questo. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo sia arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Ascoltate, un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi, simili a serpenti dall'alito esplosivo, un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della vittoria di Samotracia. Cioè, oggi, se noi vediamo un Lamborghini qui fuori o una Ferrari, diciamo, Madonna che bella! Abbiamo sdoganato l'aggettivo che bella per una cosa meccanica, mentre altrimenti un tempo che bello sarebbe stato applicato alla natura o alle opere d'arte classica. E lui dice un'automobile così è più bella della vittoria di Samotracia, cioè della statua di marmo della vittoria di Samotracia. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la terra, lanciata a corsa, essa pure sul circuito della sua orbita. Bisogna che il poeta si prodighi con ardore, sfarzo e munificenza per aumentare l'entusiasmo, fervore degli elementi primordiali, l'impulso. Non v'è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote per ridurle e prostrarsi davanti all'uomo. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli. Perché dovremmo guardarci alle spalle se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'impossibile? Il tempo e lo spazio morirono ieri. Noi viviamo invece già nel domani. Vedete? Cioè, perché dobbiamo guardarci alle spalle se abbiamo in realtà un futuro completamente diverso? Cosa possono insegnarci gli uomini del passato se non hanno la più pallida idea di quello che noi stiamo affrontando in questo momento? Noi vogliamo glorificare la guerra, sola igiene del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore, ascoltate, e il disprezzo della donna. Attenzione, come il disprezzo della donna? Marinetti qui non intende la donna in sé, in quanto tale, ma il concetto poetico e letterario della donna, cioè della figura dolce, del senso della bellezza, dell'amore passionale inteso come... Questo lui odia. Anzi, pensate che
amico di Marinetti, sarà D'Annunzio. E pensate che D'Annunzio, forse c'è una cosa che prima vi ho letto che non ci avete fatto caso, ora che ve lo dico però vi rendete conto. D'Annunzio a un certo punto scrive una lettera a Giovanni Agnelli. Giovanni Agnelli è il fondatore della Fiat, il nonno del Giovanni Agnelli che abbiamo conosciuto noi della nostra epoca. E in questa lettera D'Annunzio prega Giovanni Agnelli di favorire una cosa, che di fatto è quello che è successo poi, cioè trasformare la parola automobile da maschile a femminile. Infatti la parola automobile era maschile. Infatti prima vi ho detto, non so se c'è un automobile. La parola automobile nasce maschile. Su impulso di D'Annunzio viene trasformata in femminile. Perché? Perché secondo D'Annunzio solo l'automobile, che è una cosa che esprime dinamicità, velocità, bellezza, sinuosità, non può che essere femmina. E quindi diventa femminile. Quindi quando Marinetti esprime il disprezzo per la donna, non intende la donna in quanto tale, ma ciò che la donna rappresenta, la Beatrice, o la Silvia, o la Laura, o la fiammetta della letteratura. D'accordo? E dice, basta con questa sdolcineria. È questo che intende Marinetti. E proseguo. Noi vogliamo, sentite questa parte, noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica e utilitaria. Vogliamo distruggere i musei e le biblioteche. Quello che intende lui è: non dobbiamo costruire una cultura guardando il passato, dobbiamo avvalerci semmai di alcuni linguaggi del passato, ma costruire una nostra nuova cultura. Questo intende lui. Ultimo punto. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa. Canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne. Canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche. Le stagioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano, le officine appese alle nuvole dei contorti fili dei loro fumi, i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di coltelli. Sentite tutti i suoni duri, articolati, complessi. I piroscafi, tutti i piroscafi, la parola piroscafo è una parola dura, no? I piroscafi avventurosi, anche qui la scelta, che fiutano l'orizzonte. Sentite quante doppie, tutte parole piene di doppie e di consonanti doppie dure, 2Z, 2C, 2V. Le locomotive dall'ampio petto che scalpitano sulle rotaie come enormi cavalli d'acciaio, imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aeroplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta. Questo è Marinetti, la scelta di un modo di parlare, di un modo di scrivere, di un modo di essere, d'accordo? È questo che suggerisce questo affacciarsi in realtà verso il futuro, sul futurismo. E appena lui pubblica questo manifesto, un gruppo di artisti subito si riconoscono in lui. Tant'è che poche settimane dopo viene pubblicato il manifesto dell'arte figurativa futurista, che è firmato da questi personaggi che vedete qui. Partendo da sinistra, Russolo, Carrà, Marinetti, Boccioni e Severini. Prevalentemente pittori che erano
già alla ricerca di un nuovo messaggio e che erano insoddisfatti di quello che erano il tipo di figurativismo, il tipo di arte che l'arte fino a quel momento gli suggeriva di utilizzare. Questi pittori decidono di abbracciare in pieno il messaggio di Marinetti, che qui è rappresentato nel mezzo, questo qui in mezzo a Marinetti, così, e decidono allora di pubblicare un nuovo manifesto, il manifesto della pittura impressionista. Cosa dice? La pittura totale. Che vuol dire? Che la pittura non deve essere fatta solamente di un quadro, cioè non deve essere una cosa che io guardo, la guardo e in realtà mi suggerisce delle cose. No, deve essere una pittura totale, cioè deve essere fatta anche di suoni, rumori e odori. In che senso? Dobbiamo uscire dall'idea che le cose siano fatte solo così. In fondo il nostro cervello ce lo dice, no? Cioè, per esempio, la prima cosa che bisogna fare è definire delle forme. Per esempio, i pittori e i futuristi dicono esistono dei suoni tondi o dei rumori spigolosi o dei suoni quadrati. Cioè, una forma geometrica ci può suggerire, per esempio, un tipo di suono? O ancora, i colori. Esistono dei colori caldi, dei colori freddi, o esistono dei colori che urlano. Per esempio, se io voglio esprimere un urlo, secondo voi non userò il bianco, userò un nero intenso, un rosso intenso, pensate all'urlo di Munch, d'accordo? Cioè, oppure lui dice, per esempio, i colori dell'industria, i colori di un'officina meccanica saranno colori tipo il rosso, il giallo. Invece i colori di un salotto saranno il blu o il verde. Per cui che vuol dire? In base al tipo di colore che io intendo usare, suggerisco all'osservatore anche un suono. Per cui se io guardo per esempio un dipinto di Toulouse-Lautrec, che rappresenta magari le ballerine del Cancan, io vedrò che in quel dipinto prevarranno il rosso, il nero, il giallo. Non c'è il verde, che suggerisce invece un rumore diverso. Quindi la scelta di colori. Poi, gli artisti non devono essere vincolati alla committenza, sia essa laica o religiosa, perché se io tenderò a far contento chi mi ha ordinato un quadro, alla fine finirò praticamente per esprimere non la mia libertà, ma quello che lui vuole. E allora ci deve essere libertà. E l'artista deve sentirsi compiaciuto di quello che fa. Deve infischiarsene dell'opinione di chi commissiona. E poi una fusione con l'ambiente. Il quadro non deve finire lì. Il quadro deve in realtà coinvolgere tutto quello che c'è intorno. Il quadro deve essere fatto in un certo modo per essere esposto in un certo posto. Non deve essere limitato nel punto in cui viene collocato e dentro una sua cornice che lo limita fortemente. E quindi basta con le prospettive, con i presupposti di un certo modo e così via. Questo è il manifesto della pittura futurista. Ha funzionato? Io una volta ho fatto un esperimento, forse ve l'ho anche già raccontato in un altro episodio. A Roma, nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, c'è un'enorme sezione dedicata al futurismo, perché il futurismo ha avuto, soprattutto nella sua fase evoluta, un grande periodo romano. Il futurismo nasce a Milano, ma poi si evolve a Roma. E quindi c'è un'intera sezione dedicata al futurismo. E io ho fatto un esperimento, come è arrivato, credo che l'ho già raccontato. Ho preso mia figlia, quando era piccola, che aveva intorno ai 12 anni,
e l'ho portata in questo museo. Dove sono queste sale molto grandi e c'era, immaginate questa sala molto grande dove sono esposte pitture, attenzione, futuriste, cioè pitture, scusate, pittura come questa, d'accordo? E gli ho detto, Lucrezia, in questa sala ci saranno stati 50 quadri, immaginate, anche di più. C'è un quadro che rappresenta il pessimismo e l'ottimismo. Trovamelo. Senza leggere il cartellino sotto. Bene. Da distanza lei arrivava a capire qual era il quadro che rappresentava il pessimismo e l'ottimismo. Perché? E sono quadri non figurativi. Perché io ti dico, trovami, che ne so, Perseo e Medusa, e tu, cioè Perseo e Medusa lo trovi subito. Ma sono quadri non figurativi, cioè quadri come questo. Eppure lei trovava il quadro. Perché sono, è un linguaggio che parla non attraverso figure o forme. È come se andasse a parlare al nostro inconscio. Perché è chiaro, c'è la rivoluzione darwiniana, ma c'è anche la rivoluzione freudiana dietro a questa nuova concezione dell'arte e del mondo. È chiaro? E quindi c'è l'intento di parlare in forme più, diciamo, su gradi diversi. Questo quadro che vedete qui è di Boccioni, ed è del 1910, cioè del momento in cui viene elaborato appunto il manifesto del futurismo. Cosa rappresenta? La città che sale, si chiama. Ora, cosa vuole rappresentare Boccioni? Vedete quando vi dico non ci sono delle forme, non ci sono dei colori definiti, eccetera. Cosa vuole rappresentare Boccioni? Lui si rende conto che le città intorno si stanno trasformando. Si alzano i palazzi, cambiano i paesaggi, c'è un fervore di persone che si muovono intorno, c'è un cantiere attivo. E i futuristi sono affascinati da questa idea del cantiere, dai rumori del cantiere, d'accordo? Allora lui dice, è un quadro che deve esprimere rumore, il rumore che c'è in un cantiere. Quindi non può essere un quadro che mette calma. Adesso un quadro che dà agitazione a me che lo guardo, così. E l'agitazione è suggerita dal colore rosso, di questi gialli, di questi contrasti. E quindi cosa ci mette? Dice intanto il cantiere, e quindi dietro i palazzi che sorgono, vedete? Così. Però un cantiere è statico, quindi lui dice, se faccio vedere il cantiere così, non esprime forza, velocità. E allora devo metterci qualche cosa che in realtà non esiste nel cantiere, ma che esprime il concetto di velocità. Signori, questo è del 1910. Il futurismo sta nascendo in questo momento, quindi Boccioni ancora non ha elaborato. Ci sta provando. E allora cosa fa? In primo piano ci mette due cavalli imbizzarriti. Questo è già l'anno dopo. Visione simultanea, lui lo chiama, cioè quando io mi affaccio alla finestra, così, e vedo una cosa intorno a me, io, chiaramente, il mio sguardo si concentra su un elemento, d'accordo? Però nessuno di noi si affaccia alla finestra e rimane così. No, nel momento in cui ci affacciamo alla finestra, ci guardiamo intorno, ci sporgiamo di più, cioè la nostra visione vuole cogliere la totalità di ciò che c'è intorno, ma non lo vediamo contemporaneamente. Io mi fermo così, guardo lì, poi un attratto da qualcuno che passa sotto, poi così guardo lontano, poi spingo il mio sguardo ancora più giù. Ma come faccio io ad esprimere tutto questo nella pittura? E allora lui dice visione simultanea, cioè la persona che si affaccia alla finestra, questo qui è il davanzale, così, non ha una prospettiva, cioè io non è che le regole della prospettiva le percepisco tutte insieme, perché la prospettiva vuole un punto di fuga e quindi tutte le linee che convergono, ma se mi guardo continuamente non ho una prospettiva.
perché solo la mancanza di prospettiva mi consente di cogliere veramente tutto quello che vedo. Se io addirittura concentro il mio sguardo laggiù, voi che siete come primo piano, io vi vedo sfocati, o addirittura vi vedo deformati. Se io guardo di là, lui che sta seduto qui, io lo vedo come macchia, d'accordo? E allora, perché limitarmi a rappresentare lei e non rappresentare lui qua, che comunque è visto come macchia? E allora Boccioni dice: voglio rappresentare tutto, persino me che sto affacciato alla finestra, perché io, anche mentre sto parlando con voi, anche se con un angolo dei miei occhi, ma io col mio naso lo vedo, questa parte della mia testa la vedo, il mio corpo sotto lo vedo, e allora ce lo voglio mettere. E quindi ecco che io vedo anche me stesso che sto affacciato e che ho la percezione di tutto il mondo intorno a me. Vi rendete conto di una cosa? Che i futuristi, in questo loro modo di essere, inventano un concetto che 2-3 anni dopo un altro movimento prenderà dai futuristi e lo svilupperà in modo enorme, cioè il cubismo. Picasso viene dopo. Il cubismo cosa vuol dire? Un cubo ha 6 facce, il cubismo non si accontenta di rappresentare solo questa faccia, o se al massimo, un cubo voi al massimo potete vedere 3 facce, se lo mettete in un certo modo vedete quella sopra e le 2 di spigolo. Il cubismo no, cerca di vederle tutte, o quantomeno il più possibile, siamo cubismo per questo. Ed è la stessa cosa che i futuristi fanno, si fanno più in là, solo che poi, però ho detto di prima, il futurismo italiano verrà poi demonizzato. E quindi noi conosciamo il cubismo, che in realtà prende questa cosa, ma che poi i francesi porteranno invece a farla conoscere, d'accordo? Ma la inventano loro, cioè l'idea di far vedere il più possibile, non accontentarsi delle 3 facce del cubo, non accontentarsi di me che sto affacciato al balcone e vedo una cosa davanti a me, pure quello che ci sta intorno, d'accordo? Ed è tutto quello che rappresenta qua, ma siamo ancora nell'11. D'accordo? Così. Carrà, i ritmi degli oggetti. Qui lui immagina un tavolo pieno di roba sopra, tutta una serie di cose. Immaginate questo, la scrivania piena di tutta una serie di cose. Io, è normale, non riesco ad avere la percezione di tutto, solo se mi metto qua giù, allora io vedo la scrivania con tutto quello che c'è sopra, altrimenti se io sto vicino, io vedo con attenzione questo qui lo percepisco appena, quest'altro lo percepisco appena, voi dietro siete delle macchie per me, perché la mia attenzione, il mio sguardo è su questo. Ma questo non vuol dire che questo e voi non esistete, ci siete, occupate dello spazio, e allora io non posso accontentarmi di dipingere solamente questo, devo dipingere anche tutto quello che c'è intorno. E lo devo dipingere senza mettermi a dire il computer è acceso, c'è questo qua, c'è questo qua. Non mi interessa di questo. Lo percepisco come presenza. E quindi ha uno utilizzo potenziale. D'accordo? Cosa vuol dire utilizzo potenziale? Immaginate che questa telecamera che è qui non fosse una telecamera che sta riprendendo. Così, immaginate che non è una telecamera, è una macchina fotografica. Ed è una macchina fotografica con l'otturatore aperto. Quindi che non coglie l'immagine di Leandro nel momento che fa la foto. L'otturatore è aperto, quindi la mia immagine viene impressa sulla macchina fotografica, non in questo momento che sto parlando, ma in tutti i movimenti che ho fatto nella durata di tutta quanta questa conferenza. Io non sarò più una persona fisica, sarò una macchia che occupa tutto lo spazio possibile. Quindi che vuol dire che Leandro non è questo che sta fermo qui davanti a voi, Leandro è quello che si è mosso per tutto il tempo e la sua natura è aver occupato tutto lo spazio possibile. Perché quello incarna Leandro in questo momento.
se Leandro fosse stato dove state seduti voi, in quel momento era diverso e avrebbe percepito un movimento minimo. Ecco. Il futurista si pone questo problema, il problema della realtà che occupa tutto lo spazio possibile. Ed è quello che vedete compare qui. Non importa che tipo di oggetti sono, così come quando io sto seduto, non importa il tipo di oggetti che sono intorno, ma che ci sono, che occupano una volumetria, che hanno un'essenza, che hanno uno spazio potenziale. E la velocità, il dinamismo di un'automobile. Non è importante che macchina è importante che si muove. Se una macchina corre, io non faccio in tempo a vedere di che marca è, a volte nemmeno di che colore è, ma ho il senso del movimento che infrange lo spazio, che rompe una serie di barriere, che si muove, vedete? E che è ferro, è metallo, è rumore. Vedete? Noi da questo colore sembriamo quasi che sentiamo il rombo della macchina, perché il colore ci suggerisce il rombo della macchina. E le forme rotonde, così, vedete? Questo è. Non è importante il dettaglio della macchina, è il senso della velocità, il senso del movimento che loro vogliono percepire. È in fondo, scusate, portato all'ennesima potenza il pensiero del barocco, per dire, che non si accontenta più della forma statica, ma che vuole indicare la forma dello spazio, il movimento, il senso di vivacità, di forza. Ed è questo che deve rappresentare, appunto, in questo senso, appunto, il dinamismo, appunto, di Luigi Russolo. Così. Stessa cosa, il ciclista. Vedete? Se c'è un ciclista che sfreccia, io non faccio in tempo a vedere nemmeno chi è. Potrebbe essere mio fratello, io neanche me ne rendo conto. Ma è il senso dell'uomo, così, su un elemento veloce. E quindi il mondo sembra, vedete, si percepisce che questa qui è la gamba, è lui che sta pedalando, si percepisce che in un certo senso questa davanti è la ruota, che la sua testa è questa, ma non è importante capire di che colore c'è la maglietta o chi è o che marca è la bicicletta, è il senso del movimento, veloce. Una realtà che fino adesso l'arte non aveva considerato, se n'era infischiata del concetto della velocità. E invece viviamo in un'epoca in cui noi non possiamo prescindere dall'idea della velocità. È importante. La velocità è connaturata alla nostra civiltà e quindi dobbiamo rappresentarlo, questo senso della velocità. Di tutti i sensi, di tutte le varie parti della velocità. Perché guardate questa qua, una ballerina in blu. Una ballerina che si muove molto velocemente, così. Quante volte noi vediamo, a volte in televisione, una ballerina e addirittura la troviamo seducente, sensuale. Poi si ferma, fa l'intervista e vediamo che è brutta come la fame. Ma in quel momento la velocità, il movimento, la sensualità ci ha comunicato qualcosa. E allora ecco qui, Severin in questo caso fa vedere questo senso del movimento che prescinde da come è il suo vestito, eccetera, è il senso del movimento, che si vede contemporaneamente in tutte quante le sue parti. D'accordo? È il discorso che vi ho detto prima, quella parte dove si legge bello, vampe, 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 ribaltati forti, vampe, 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 ribaltati forti, vampe, vampe, è una battaglia. Quindi voi che cosa che vedete? Nel buio vedete le esplosioni. Le esplosioni sono disordinate, d'accordo? E sono una sequenza di esplosioni in sequenza cronologica, ma anche spaziale, disordinata. È questo che è rappresentato. E questo vuole indicare. Oppure, quando lui dice tre battaglioni di bulgari in marcia, croc, crac. Crocca, sono gli stivali, sono questi. E che cos'è? Un canto dei soldati. È bulgaro? No, io non conosco il bulgaro, quindi non sto neanche a sentire se è bulgaro. Shumi Maritza, o Carmavena. Cioè, è il canto dei soldati.
Nessuno, no, nessuno va a dire, ma forse voi avete pensato, Sperduti si legge una canzone bulgara. No, perché i soldati stanno da lontano, seppure cantassero in dialetto di Senigallia, se stanno a 300 metri, non capite che dicono. Sentite, è questo il senso, che però deve trasmettere il senso del messaggio. È questo che vuole indicare. Stessa cosa la ballerina, qua. Queste cose qui, cosa sono? Gli orecchini della ballerina? Non ha importanza, sono delle cose che vibrano, è un fluttuare di elementi, d'accordo? Sembrano perline. Vedete, il volto della ballerina si vede appena, perché lei si muove talmente veloce che non avete modo di capire se è giovane o vecchia, o non si capisce. Così, quello che prevale è questo movimento costante, che occupa tutto lo spazio possibile e plausibile. È la velocità, appunto. Bellissimo questo qua, Giacomo Balla. Bambina che corre sul balcone, si chiama questo. Vedete? Una bambina. Come se... è già è puntinismo questo, vedete? È come se fosse un divisionismo già una pittura. E Giacomo Balla presenta... Immaginate, io sto dentro casa, sto in una stanza, fuori fa 40 gradi, sto qua, mentre sto parlando con voi, qui è buio. Immaginate una ragazzina che sta lì fuori dalla porta e che corre avanti e indietro. Io non ho tempo di rendermi conto chi è, potrebbe essere mia figlia e neanche me ne renderei conto, ma vedo questa che si muove avanti e indietro e la vedo intervallarsi con la luce della piazza che c'è dietro. Quindi è un movimento di luce e buio, luce e buio, luce e buio, che si muove e percepisco, capisco che è una bambina, solo perché si muove i capelli, ma non capisco chi è. E il senso però mi esprime di questo movimento, di questa ragazzina, vedete? Che passa da una parte all'altra. L'occhio non fa in tempo a capirla, a vedere chi è, ma la legge, il nostro cervello, come bambina che passa. Questa è la foto successiva. Balla, espansione dinamica. Che cos'è? Verrebbe da dire, sono, è la biella di una locomotiva, o sono le ruote di un treno. Non è importante che siano l'uno o l'altro, rappresenta una cosa che corre. È evidentemente che rappresenta. Se fosse le ruote di una locomotiva, a noi verrebbe da dire, ma è il treno dove sta? O, non è importante, non vuole essere un concetto specifico, vuole superare la specificità dell'immagine. È chiaro? E quindi vedete che qui questa espansione dinamica, cioè che corre, è forte, e deve essere, vedete, è solo velocità, è velocità meccanica, è grigio, è nero, è il senso appunto di qualcosa di meccanico, qualcosa di artificiale, di industriale, se vogliamo, perché è quello che vuole celebrare. Ecco, è qui, sintesi visiva dell'idea di guerra. La guerra da che cosa è suggerita nella nostra testa? Un'idea, attenzione, eroica della guerra, ricordate quello che dice Marinetti. Marinetti non pensa ai campi di cadaveri, ai morti, pensa alle armi, alle esplosioni, all'industria, ai carri armati. È quello che affascina l'uomo del futurismo. Di cui guardate. Cannoni che in realtà sono ciminiere, vedete? E poi ordine e mobilitazione generale, così, vedete? Poi forza, le ancore, elementi spigolosi, i colori, i tralicci, le bandiere, è questo che suggerisce l'idea della guerra. La scelta di simboli particolari, di colori particolari e di forme particolari. Ecco, questo qui. Severini, lancieri italiani al galoppo. L'idea di una sequenza di cavalli, ma attenzione, sono uno, due, tre, quattro, sono quattro cavalli affiancati con sopra uno, due, tre, quattro cavalieri? Oppure è un solo cavaliere
che come se fosse una sequenza fotografica è rappresentato lui che corre. Cioè, non è importante se sono quattro o se è uno, è importante in realtà che ci sia questa idea di corsa. Italiani, perché italiani? Perché i colori scelti, che sono proprio poi in realtà i colori del paesaggio, non sono i colori di loro, sono i colori della bandiera italiana. Quindi, noi guardandolo, non ci sarebbe venuto comunque in mente che potevano essere guerrieri tedeschi o inglesi, perché il nostro cervello ha percepito il bianco, il rosso e il verde che vediamo intorno e l'abbiamo trasformato automaticamente la nostra testa in cavalieri italiani. È chiaro? Quindi la scelta di questi colori che suggeriscono certe cose. Oh, guardate questo. Ecco. Fortunato da Pero, ciclista in città. Il ciclista che corre, d'accordo? Quindi questo non sono tre ciclisti, è uno. Quindi questo è lui stesso, così. Ma chi sta in bicicletta e corre veloce, i monumenti della città, come li vede? Così. E quindi il monumento perde la sua perpendicolarità, la sua prospettiva, la sua lo perde. È una cosa veloce che cammina. E quindi ecco che nella città appaiono queste cose intorno come degli elementi fugaci, deformati dalla velocità. D'accordo? Che è appunto questo elemento fondamentale, la velocità del futurista. E questo? Ora, la forza della curva. In realtà, andiamo a scomporre questo quadro. Che cosa sono rappresentate? Delle fasce, curve, che si sovrappongono. Nel senso, questa parte da qui, arriva qua, curva e torna indietro. Questa parte da qui, curva e torna indietro. Questa, la stessa cosa. L'unica che fa qualcosa di diverso è questa qua, che mentre tutte scorrono in questo senso, questa qui gira in quest'altro senso. Eppure il nostro cervello come lo interpreta? Come un'automobile, tipo i sottafraschini per intenderci, che vista da dietro, questo qui il cofano, così, sfreccia in una curva. Quindi prescinde dall'immagine della macchina. Qui non c'è disegnata un'automobile, d'accordo? Ma noi colleghiamo queste forme arrotondate e questo colore rosso e bianco, con la coppotta bianca, con la cromatura bianca, lo leggiamo come un'automobile che sfreccia in curva. Perché le forme suggeriscono al nostro cervello come, diciamo, individuare qualcosa che fomenta il senso della curva e della velocità. È chiaro? È un gioco di forme e di colori. Il grigio rappresenta una cromatura, questo rappresenta una strada, questo sembra un guardrail, con questa cosa che corre velocemente. Ma non c'è dubbio, comunque vogliamo interpretarla, che questa immagine esprime velocità. Velocità in curva. Perché questo è il senso che vuole darci, indipendentemente dalla forma che si vuole rappresentare. Ecco. Questo è il quadro di mia figlia, cioè quello che vi ho detto prima. Pessimismo e ottimismo. In realtà non c'è rappresentato niente, ma se dovessimo nella nostra testa dare una forma e un colore al pessimismo, lo rappresenteremmo spigoloso, spinoso, grigio, nero, così. Così come se dovessimo dare un senso all'ottimismo, lo indicheremo con una cosa arrotondata, con colori che dicono serenità, così. Questo è il senso. Ed ecco quindi qui balla pessimismo e ottimismo. E nessuno, se io vi dicessi, andate in una stanza, cercatemi un quadro che esprime pessimismo e ottimismo a contrasto, subito indichereste questo. Perché le forme e il colore vi suggeriscono esattamente questi concetti. Pensateci, nella vostra testa, io vi do un foglio bianco e vi dicessi, disegnami il pessimismo e l'ottimismo, come lo disegnereste voi, senza aver visto questo?
Come fate? Non sono delle persone fisiche da rappresentare. Dovreste rappresentarlo o rappresentando una persona che ride e una persona che piange. Ma a quel punto perché è rappresentato un vecchio? Perché è rappresentato un bambino? Perché è rappresentato un uomo bianco, un uomo e una donna? Cioè, ci sarebbero tanti perché da dover spiegare. Il concetto assoluto di pessimismo e ottimismo, assoluti, devi prescindere dalla persona che li incarna. D'accordo? E quindi in senso assoluto compaiono così. Oppure, per esempio, in questo caso, forme per il grido Viva l'Italia. 1915, guardate la data, domani vedremo questo fatto. È l'ingresso dell'Italia in guerra. Per cui, vedete, si vede, c'è la guerra in questo quadro. Guardate, tutta questa parte qui sotto, marrone con questi elementi che richiamano un po' i reticolati, richiamano un po' un campo di battaglia, delle trincee, no? Vedete, queste cose nere, questi sembrano veramente dei reticolati, guardate, così. Quindi questa è la guerra, e nella guerra irrompe, sono tutti interventisti futuristi, irrompe l'Italia, il grido Viva l'Italia, vedete, è un grido che irrompe, fatto anche lui di verde, bianco e rosso qua, che è contemporaneamente un germoglio, una cosa che irrompe nel panorama internazionale, perché l'Italia entra in guerra. L'entrata in guerra dell'Italia è stato qualcosa di estremamente importante, al di là di quello che noi ci possiamo pensare, perché andava per molti poteva diventare uno squilibrio di certe cose che di fatto si erano difficilmente articolate nel primo anno di guerra, cioè nel 14. E quindi, e vedete quello che dicevo prima? Fuoriesce dal limite, la cornice. Questa è la cornice. La cornice riprende i colori della bandiera. Come dire che il messaggio non finisce lì. La cornice lo proietta intorno, lo fa percepire in tutto quello che c'è intorno. Ecco. A un certo punto Boccioni decide di dedicarsi alla scultura soprattutto, e dopo aver provato a fare un ritratto di sua madre, questo qui è il ritratto appunto della madre di Boccioni. Ora proviamo a pensarci un attimo. Pensiamo uno di noi che deve rappresentare un ritratto della propria madre, come ha fatto Boccioni. Perché rappresentare mia madre seduta al tavolo che guarda la televisione? Non è così. Mia madre adesso che ha 75 anni sta seduta al tavolo e guarda la televisione. Ma mia madre non è mai stata così. Allora, perché rappresentare mia madre come è adesso che ha 75 anni? È limitativo. Mia madre è una persona che non è mai stata ferma. Vorrebbe essere ricordata da me ora che ha 75 anni? Non preferirebbe mia madre che io me la ricordo come quando aveva 40 anni o quando aveva 35 anni? In fondo, quando mia madre aveva 35 anni, io ce ne avevo 11, quindi me la ricordo bene. D'accordo? Quindi, chi di noi vuole essere ricordato come adesso, magari con mal di schiena, che sta guardando la televisione perché non si regge in piedi, e invece vorrebbe essere ricordato in un certo modo? E allora, perché incastrare mia madre nell'immagine di com'è in questo momento? E quindi anche il ritratto deve essere vivace. È un po' il concetto delle problematiche dell'aldilà, no? Cioè, se io arrivo a morire a 80 anni, e esiste l'aldilà, ma io rimango per l'eternità come quando ho 80 anni? No, mi piacerebbe di più, se devo passare l'eternità in paradiso, di aver fatto quanto ho 20 anni, magari, no? Anche di testa. Ed è lo stesso discorso qui. Cioè l'arte non deve rappresentare la persona come è in questo momento, deve rappresentare com'è il suo modo di essere. E allora ecco che Boccioni, nella rappresentazione della madre, cerca di non fissarsi su un'immagine, ma di dare le impressioni che gli dà lui sua madre. Perché mia madre, quando aveva 21 anni, o quando aveva 35, o quando aveva 50, lo sguardo che aveva
Era lo stesso. Lo sguardo di una persona, a prescindere dall'età, è come quella persona è dentro, come nella sua testa. E allora ecco lì che l'occhio è l'unica cosa che è evidente, è riconoscibile, è il sorriso. Il resto sono dettagli, sono forme che non importano niente a nessuno. Perché lui oggi c'ha la camicia a righe, ma magari è la prima volta che se la mette in vita sua. Allora perché lo devo rappresentare con la camicia a righe? Che magari neanche gli piace, però è rimasta quella da mettersi. È chiaro? E allora ammazziamo, eliminiamo gli elementi fissi. Cerchiamo di cogliere l'essenza. E soprattutto nella scultura. Perché questo è sempre Boccioni che fa di sua madre il ritratto a scultura. Eccolo qui. E lui dice... Che cos'è mia madre? È come la vedo? No, mia madre è come io me la sento addosso, quando la abbraccio. Mentre io abbraccio mia madre, non vedo il viso di mia madre, ma sento la guancia di mia madre sulla mia, sento il corpo di mia madre. Quindi ecco che io vorrò rappresentare soprattutto le morbidezze, le rotondità di mia madre addosso a me, a prescindere di come tutto questo si componga intorno. Ed ecco che quindi esce fuori questo ritratto qui. Ma quello che risulta evidente sono lo sguardo, vedete la madre di Boccioni tendeva a strizzare gli occhi, e quindi gli occhi e la bocca che sorride. Questa è l'immagine che deve rimanere, al di là di quelli che sono poi i caratteri. Poi Boccioni dice pure, ma siamo sicuri che la forma umana sia quella che meglio incarna certi concetti? E perché dobbiamo rappresentare? In fondo nella mitologia a volte per rappresentare certe situazioni si mescolavano gli esseri umani con gli animali, no? Per rappresentare Medusa, un essere terribile, una donna e dei serpenti. O per rappresentare l'aspetto... La lussuria, un fauno, quindi un uomo e una capra. Quindi c'è già, nella mitologia hanno fatto di più. Ma se noi ci spingiamo oltre e cerchiamo di mescolare, così, a livello sperimentale, delle cose difficili da mescolare, e lui ci prova, dice per esempio, un uomo e una finestra, cioè mescolare, in un ritratto, una testa umana e una finestra, quindi qui sopra il chiavistello, gli infissi della finestra. Vuole rappresentare qualcosa? No, lui non dice, non voglio fare il ritratto di Sperduti o di Sissi, no. Voglio fare un esperimento, voglio mescolare, a vedere se sono compatibili degli elementi che mescolano un essere umano con qualcosa di inanimato, d'accordo? Che so io, per esempio, così... Una testa più una casa più la luce. Quindi un corpo umano unito con qualcosa di architettonico, una casa, ma con qualcosa anche di aereo, la luce. Vedere queste mescolanze vogliono significare qualcosa? No. Infatti lui non gli dà un titolo, non dice è mia madre o è il tranviere, no, dice... Testa più casa più luce, solo cercare di mescolare cose che apparentemente sono inconciliabili, d'accordo? E vedere se il risultato è un risultato gradevole, lo è? No, ok? Ora abbiamo scoperto che certe cose non si possono mescolare perché non rispondono a certi parametri, d'accordo? Ma a un certo punto lui dice, proviamo a fare la quintessenza del movimento, ecco qui. Forme uniche della continuità nello spazio, che noi abbiamo sui 20 centesimi, sulla moneta da 20 centesimi c'è questo, che è il capolavoro di Boccioni. Non a caso lui di questo ne ha fatti 6 esemplari, che si trovano esposti in tanti musei del mondo, anche in delle collezioni private. Questo qui è quello più importante, si trova a Milano, al Museo d'Arte Moderna di Milano. Che vuol dire forme uniche della continuità dello spazio? Questo è un personaggio che cammina. Chi è? Non è importante che sia qualcuno, perché se è qualcuno in particolare, io sono vincolato a doverlo rappresentare come cammina. Cioè,
se questo qui è Leandro Sperduti, Leandro Sperduti non cammina così. Quindi io sarei obbligato a farlo come cammina Leandro Sperduti. E invece no. Non è importante che rappresenti qualcuno in particolare. Poi, gli tolgo quegli elementi che ai fini dell'espressione del movimento non importano. Per esempio, le braccia. Le braccia non gliele metto. Perché le braccia bilanciano il movimento, quindi è importante quando cammino. Però, nel movimento delle braccia, voi che mi guardate, siete attratti dalle braccia come si muovono e perdete di vista come muovo le gambe. E allora le braccia le tolgo. Poi gli tolgo una cosa importantissima, gli tolgo le fattezze del viso, perché altrimenti noi guarderemmo il viso, non guarderemmo il corpo. Allora il viso anche io lo tolgo. E che cosa rappresento allora? Immaginate che questa persona non è nuda, perché se fosse nuda alcuni elementi del movimento si vedrebbero meno. Immaginate i dervisci, quelli che ruotano. Se i dervisci non avessero la gonna che si gonfia, vedreste un tizio che gira su se stesso. D'accordo? Invece l'abbigliamento aumenta l'effetto visivo del movimento e quindi questa persona non è nuda, si muove molto velocemente, tant'è vero che la parte verso cui lui va ce l'ha addosso, per esempio si vede il ginocchio qua, la parte dietro è più lunga, esattamente come nella vittoria di Samotracia, che il vestito dietro dà il senso del movimento. D'accordo? Poi attenzione, immaginate, se io ho una parte dell'abito che pende, così, e io mi muovo molto velocemente, cosa succede? Che questa cosa si muove. Quindi, mentre il mio corpo, io sto fermo, girandomi, quindi occupo un certo spazio che gira così, l'eventuale vestito che ho intorno, muovendomi, spazza uno spazio maggiore. Va ad occupare tutta una serie di spazi possibili. Come vi ho detto io prima, la telecamera aperta che rappresenta me che mi muovo continuamente. E quindi, in questo caso indica, forme uniche della continuità dello spazio vuol dire che un individuo muovendosi occupa tutta una serie di spazi che in realtà materialmente lui non occupa, ma che avrebbe potuto occupare. È chiaro? È come dire, se io sto parlando con voi, mentre parlo con voi io sto parlando con la mano così. Ma, chissà, e se io mentre sto parlando con voi girandomi il mio braccio lo facessi muovere in questo modo? Crea una superficie che vado ad occupare. Non lo faccio, ma tendenzialmente potrei farlo. Allora qui il concetto è, vediamo tutto lo spazio possibile che un corpo muovendosi, senza divagare tante cose, può arrivare ad occupare ed esprime un senso di movimento. E lo faccio non con una figura eterea, ma con una figura pesante, addirittura, guardate, con dei blocchi per terra. Quindi che vuol dire? Che il movimento, di fatto, avviene in potenza, non in realtà. E in questo lui faceva riferimento a Boccioni a un famosissimo paradosso. Il paradosso già di Zenone di Elea dell'antica Grecia, cioè la famosa freccia, no? La freccia, io tiro la freccia e va avanti, ma la freccia, nel momento che io la tiro, sta per un momento ferma qui, per un istante dopo sta ferma qui, un istante dopo sta ferma qui, e così via. Quindi la freccia, per andare da qui a lì giù, attraversa tanti passaggi in cui sta ferma a mezz'aria. Ma come può il senso del movimento essere fatto da tanti momenti di stasi, cioè di star fermo? Quindi il movimento non esiste, è chiaro? Cioè, in altri termini, è come dire, se noi vediamo la ripresa che loro stanno facendo di me che mi muovo, su ogni fotogramma ci sto io fermo, che però mi muovo ogni elemento, ma su quel fotogramma sono fermo. Quindi che vuol dire? Che il movimento è una serie di stadi di immobilità. E allora in questa immagine vi fa vedere due grandi pesi. Questa statua è pesantissima, è di bronzo massiccio,
è fatta apposta per indicare un peso enorme che però potenzialmente occupa tutto il movimento possibile. D'accordo? Quindi due pesi grandi, l'idea di questo movimento che avanza sembra un soldato, sembra che abbia un elmo in testa, ma non è importante. Può essere chiunque, è l'idea del movimento. Ed è il movimento possibile, quindi forme uniche della continuità nello spazio. Cioè, muovendosi nello spazio, il movimento produce tante forme, ognuna peculiare, ognuna unica a modo suo. Ovviamente non tutti i futuristi sono, potremmo dirli, anaformisti, cioè non rappresentano le forme. Alcuni futuristi, come Enrico Tadolini, in questo caso, ha scelto di rappresentare il movimento, la dinamicità, indipendentemente dall'uso della forma. Lui in questo caso ha voluto usare una statua con le forme. Questo qui è un monumento funerario di un ingegnere aeronautico, aviatore, Sartori, che si trova oggi al Camposanto del Verano a Roma, dove lui appunto era un ingegnere e un aviatore. E allora guardate, lui è rappresentato veramente come un Superman, un Nembo Kid, se vogliamo, vedete? Ma il corpo è un corpo che obbedisce alla classicità. Non è un anaformista, lui utilizza il figurativismo classico. E infatti vedete che rappresenta in realtà il movimento. Ma gli dà forza, gli dà spinta, vedete? Non decide di non... Anche perché, scusate, questo è un monumento ben preciso, quindi il personaggio deve essere riconoscibile. E pertanto lui è lui, d'accordo? Vedete così? Fatto in bronzo, sempre con questo concetto della velocità, del dinamismo. Questo sta appunto nel cimitero del Verano a Roma, di Tadolini, Enrico Tadolini, questo qua. Ecco. La musica impressionista, interi brani musicali. Certo, andare a assistere a un concerto impressionista è terrificante, perché il concetto è le note, gli accordi. Perché? Perché dobbiamo farci trascinare da questo? Cioè, i concerti impressionisti sono tutte cose tipo così, d'accordo? Cioè, che esprime, cioè un pugno che dà sperduto sulla scrivania ha il momento di sorpresa che può avere, che ne so, una toccata e fuga di Bach in un certo momento. Ma perché fare una composizione come la toccata e fuga di Bach, che comunque obbedisce a delle regole matematiche, e invece non violare quelle regole matematiche e fare questo? D'accordo? Cioè, in fondo, lo sconvolgimento può essere generato da un evento, da una sinfonia, ma anche dal direttore d'orchestra che si gira e davanti a tutti voi fa un rutto, per dire. Perché in realtà in questo momento non vuole essere, vuole essere solamente un'emotività che viene trasmessa, e l'emotività può essere trasmessa in varie forme, d'accordo? E quindi la musica impressionistica è fatta così. E poi c'è la cucina, la gastronomia impressionista, futurista. La gastronomia futurista, no? Cose particolari, per esempio, che gioca con le forme. Per cui vedete questo piatto che c'è qui sotto. Ecco, allora, tutte forme assurde, cose strane. Per cui voi vedete un parallelepipedo, una piramide, un cono. Cioè, cose che vengono, diventano irriconoscibili. È chiaro? E hanno dei sapori fortemente contrastanti, dove entra in ballo la forma, il colore. Tutto uno studio sul colore, per esempio, le cose verdi. I bambini non mangiano le cose verdi. Perché? Perché il bambino, molto piccolo, è in realtà potrebbe non aver avuto un'adeguata preparazione dei genitori, perché nella preistoria magari i bambini facevano così, e allora che succede? Che poiché il verde
è vegetale, sì, ma il verde esprime anche la putrescenza. Allora, per evitare che i bambini mangiassero delle cose in decomposizione, il bambino è refrattario al verde. Per cui far mangiare l'insalata ai bambini è difficile, perché c'era questa tutela evoluzionistica che era stata fatta per lui. Per cui, quando uno comincia a essere adulto e capisce che quella cosa è verde non perché è marcita, ma perché è colore verde, la mangia. È chiaro? Questo è un dato di fatto. Allora, che succede? Loro dicevano, lavoriamo su questi colori. Per esempio, una cosa rossa esprime, un frutto rosso esprime dolcezza. Cioè, immaginate che voi non avete mai mangiato un certo frutto tropicale, ma lo vedete bello rosso. Nella vostra testa, prima ancora di assaggiarlo, già avete un'idea del sapore che potenzialmente quel frutto può avere. Anche se non l'hai mai assaggiato. Mangiarlo e sentirlo, per esempio, salato, è una cosa che non avreste mai immaginato, un frutto rosso salato. Ecco, allora l'impressionismo, il futurismo, scusate, lavora su queste cose, su questi contrasti, forme e colori. Per cui, vedete, generano cose così, come per esempio questo che vedete qui sopra sono una serie di sedani, così, tagliati, con sopra un limone. Quindi già provate a immaginarvi nella vostra testa il sedano col limone. Dentro, qui non si vede, ma dentro a questo piatto, in realtà, c'è una composizione fatta di miele. Cioè il sedano col miele dentro, biscottato, e il limone sopra. C'è una cosa che... E intorno poi si vede del riso, qua, riso, e sul riso delle banane. Voi già dite, madonna, però attenzione, la cosiddetta cucina molecolare abbina proprio questi gusti talmente contrastanti, selezionando però quelli che apparentemente possono avere un loro abbinamento particolare. Ecco, la cucina futurista è fatta così. Questo che vedete appunto è il libretto contro la pasta asciutta. Non ha avuto molto successo la cucina futurista, però ha dato origine a tutta quanta una sequenza che ha portato ovviamente però anche, come vi ho detto prima, alla nouvelle cuisine, che lavora sulle forme, lavora sui colori e così via. Il futurismo naufraga a un certo punto, naufraga miseramente nella Prima Guerra Mondiale. E tutti i futuristi saranno degli interventisti, perché come vi ho detto prima, appunto, c'è questa idea della guerra come igiene del mondo, ma perché è un concetto dell'evoluzionismo darwiniano portato veramente al suo estremo, d'accordo? Cioè è in quest'ottica che dovete vederla. Poi con chi di voi ci sarà domani affronteremo il problema appunto dell'interventismo e della Prima Guerra Mondiale, vedremo anche il perché di tutto questo. Questo schema che vedete qui, composto anche lui da Marinetti, è veramente un senso di questa idea della guerra. Vedete, si vede che il futurismo, così, come un cuneo va a sbaragliare il passatismo. Il passatismo significa essere ancorati a un concetto del passato. E cosa ci sono? Cosa c'è nel concetto del passato? Attenzione, guardate. La Germania e l'Austria. Cosa sono la Germania e l'Austria in quel momento? Sono l'impero. Il Sacro Romano Impero, l'impero asburgico e l'impero prussiano. E l'impero rappresenta il passato, rappresenta la classicità, rappresenta la romanità. E allora il futurismo diventa un elemento che deve abbattere gli imperi visti nel senso più deleterio del termine, cioè super monarchie imperialistiche che vivono dello schiacciamento dei popoli, vivono guidate da dinastie secolari,
di gente minata dall'emofilia, che rappresentano delle stirpi che stanno al potere da migliaia di anni, che ormai, cioè, è il passatismo. E allora il futurismo, vedete, è questo cuneo a capo del quale troviamo certe famiglie, certe stirpi, troviamo la Francia. La Francia rappresenta movimento nuovo, troviamo il Belgio, ma poi troviamo anche gli ideali socialisti. Per cui vedete, qui per esempio Marinetti ci mette la Russia, cioè la Russia per eccellenza doveva stare di qua, d'accordo? In Russia c'era ancora il feudalesimo, ma queste persone in quest'epoca non hanno la percezione geografica e storica che abbiamo noi oggi. Vedono quello che a loro viene fatto sapere, d'accordo? E non sorprende che poi certe realtà subiranno una evoluzione e involuzione enorme. Ma nel loro idea, nel loro concetto, questo è quello che succederà. 8 popoli poeti contro i loro critici pedanti. E questi 8 popoli, eccoli che sono, appunto. La Russia, la Francia, il Belgio, la Serbia, l'Italia, il Giappone, il Montenegro e l'Inghilterra. E guardate, qui più che da lì, siete lontani, non si legge, ve lo leggo da qua. È interessante vedere quelle che secondo gli ideali futuristi sono le caratteristiche di questi popoli. Cioè, perché questi popoli che stanno qua sono i popoli futuristi che come un cuneo romperanno il passatismo, abbatteranno gli imperi. Per esempio, leggiamone uno. Allora, la Russia. Quali sono le qualità della Russia, dei russi? Da lei dice la potenza. Enorme, ok? La solidità di un popolo, vabbè. L'inespugnabilità, perché è enorme, e poi la quantità, il numero e potenza, è scontato. Poi la Francia, intelligenza, coraggio, velocità, eleganza, spontaneità, esplosività e disinvoltura. Che so io, l'Inghilterra, spirito pratico, senso del dovere, onestà commerciale, rispetto dell'individualità. Curioso se leggete l'Italia. Italia, tutte le forze, tutte le debolezze, quindi genio. Vedete? Perché dove stava la genialità dell'Italia, secondo Marinetti? È normale, perché l'Italia, di tutti quanti questi paesi, era quello che aveva il maggior retaggio classico. Eppure decideva di prenderne le distanze. Cioè l'Italia avrebbe potuto facilmente essere da quest'altra parte. C'era il Papa, figuriamoci. Ma l'Italia fa una sua decisione di abbandonare il passatismo. Il papato, l'Italia, l'ha buttato dalla finestra, ha fatto finire il potere temporale della Chiesa e ha costruito un'immagine nuova. Secondo Marinetti questo qui era un simbolo dell'idea, appunto, dell'abbandono di questo. E quindi tutte le qualità, ma anche tutte le debolezze. In Ore di Sissi leggiamo l'Austria. Che cosa dice? Allora, sta scritto lì, eh? Allora, quali sono le caratteristiche dell'Austria? Cretineria, sudiciume ferocia, balordaggine poliziesca, sangue raggrumato, forca, spionaggio, bigottismo, papalismo, inquisizione, perquisizione, cimici e preti. È chiaro, perché qui sta parlando dello Spielberg, sta parlando ovviamente della polizia, dei prigioni, sta parlando di questo. Però quello che noi ci deve far riflettere è che questo è il pensiero
interventista di quel momento. È un pensiero razziale. Io non so se domani ci sarete voi stessi che siete qui o ci saranno altre persone che vi siete dovuti fare il cambio, ma noi dobbiamo metterci di fronte a un concetto che è completamente diverso dal nostro. Noi oggi ragioniamo secondo un'idea di buoni e cattivi. Dobbiamo superare questo concetto di buoni e cattivi. Dobbiamo capire che spesso di fronte alle conflittualità umane c'è un discorso, che ci piaccia o no, di carattere razziale. Cioè noi ci sentiamo migliori di quelli che andiamo a combattere. E quindi dobbiamo trovare una giustificazione a questo nostro schieramento, d'accordo? E questa giustificazione non può che essere un discorso razziale, d'accordo? Nel senso che se io sono migliore di lui, visto che non conosco lui, non so che genitori ha avuto lui, io so che genitori ho avuto io, se io sono così bravo, bello, eccetera, sono stato educato in questo modo. Non so chi ha avuto lui, quindi l'unica giustificazione che posso trovare è che lui è di una razza diversa dalla mia. E quindi, qui vedete, si fanno delle categorie razziali, è chiaro? E su che cosa si fondano queste categorie razziali? Visto che, in realtà, io sono di razza europea, caucasica, eccetera, lui pure, evidentemente ci sono delle realtà culturali che non sono facilmente, perché uno che è un africano è evidente, è nero, o vedo che è diverso, ma evidentemente qui ci sono delle giustificazioni culturali diverse. Queste giustificazioni culturali devo categorizzarle in questo modo. E proprio questo pensiero, questo, perché il futurismo è un movimento italiano, ma un movimento che interpreta un pensiero che è collettivo in quel momento. L'Italia se ne esce così, ma la Germania, l'Austria, la Francia, l'Inghilterra e così via se ne escono in modi analoghi. È un pensiero assolutamente collettivo. E proprio questo pensiero prenderà una rincorsa e precipiterà ineluttabilmente nella Prima Guerra Mondiale. Grazie dell'attenzione. Buona serata.